Vedevo gli affreschi qua e pensavo che nella Duomo di Monza c'è la Cappella dei Zavattari e c'è un'immagine molto bella che è la Regina Teodolinda. Dovendo decidere di mettere il logo della mia istituzione, ho scelto, dico, prendo una donna, faccio il creativo, metto una donna. L'altro ieri una impresa creativa seria stava esportando in Qatar. Ebbene, quello stock è stato bloccato dal solito burocrate che in tutto il mondo è uguale perché la regina Teodolinda non aveva il velo. Quindi voi immaginate su questa piccola storia come si intrecciano diverse storie. La prima è quella di un protagonismo che non possiamo perdere, che è quello di 1 milione di imprenditori in Lombardia, quasi 300.000 a Milano. Guardate, di queste realtà che vivono sulla loro pelle la crisi, come tutti quelli che sono autonomi, il 15% ce la sta facendo, il 20% sta chiudendo e il 65% è alla porta, non fa niente. Si astiene dalla vita, si astiene dall'impresa e purtroppo si astiene dalla politica. Se fate un calcolo, i nuovi astenuti delle ultime amministrative coincidono con questo mondo di lavoro autonomo. L'imprenditore non c'ha più il cilindro. Guardate, vedendo i dati, soprattutto giovani imprenditori creativi, poi vi dico due cose su questo, in questo periodo di crisi le imprese sono più quelle che nascono che quelle che muoiono. E come mai? Come mai c'è tanta cassa integrazione? Come mai queste piccole imprese che vedono titolari giovani trentenni, donne, quasi il 25% rispetto al 20%, che è il vero problema della produttività del nostro paese? Come mai questi crescono? Ebbene, quasi il 40% di queste realtà imprenditoriali sono figlie della crisi, sono imprese della disperazione. Questa è una piccola bomba. Perché nell'identità della Brambilla Faber, Milano, la Lombardia, il nord di questo paese, ha cresciuto simboli, dinamiche ed economia. Questo è il vero ceto medio. Bisogna cambiare linguaggio, bisogna stare vicino a loro. Bisogna stare vicino ai giovani. Guardate, il più grande problema che sta dando la crisi è che questi sono soli. Vivono in una solitudine, soprattutto i nuovi imprenditori del mondo creativo. Noi abbiamo stimato, ad esempio, che a Milano c'è quasi il 52% delle imprese che lavora nella cosiddetta economia del bello, con un giro di affari di quasi il 60% del totale. Sappiamo benissimo che poi il valore aggiunto, Milano, Monza e del nord, è quasi dato dal meccanico, dalla dimensione meccanica. Ma la logica di mettere insieme cultura, simbolo, brand, e valore aggiunto e possibilità di sviluppo sta qua. Sta in questa, come dire, realtà di imprenditori che se tu gli chiedi quanto vogliono guadagnare i nuovi imprenditori, vogliono 1.400 euro al mese. Se voi gli chiedete a questi imprenditori, giovani imprenditori, quanto vogliono durare, ti dicono che basta che durino 3 anni. Se a loro chiedete anche quello che vogliono, come si sentono, qual è la loro identità, il 40% si sente dell'identità del mondo e solo il 35% si sente milanese. Allora, le imprese creative, la creatività è fatta di gente, è fatta di giovani, è fatta di persone, è fatta di nostri figli, di miei coetanei. Dietro l'impresa creativa milanese, che mette insieme 250.000 occupati sul 1,5 milione, 250.000 occupati. Dentro questa impresa che va nel design, ma al secondo, nel livello, come dire, della sussistenza, che, guardate, preferisce andare all'isola, a vivere in via Tortona, in una ricerca rispetto nel quadrilatero della moda. Beh, questa realtà è una realtà che è ormai carsica. La responsabilità di tutti noi che abbiamo, che stiamo qua e soprattutto anche dell'assessore, eccetera, è quello di dargli un protagonismo. Guardate, le imprese non hanno bisogno di finanziamenti. Certo, c'è il problema del credito, c'è il problema dell'innovazione. Non hanno bisogno neanche di incubatori, forse, in questo momento. Hanno bisogno magari di fiducia, hanno bisogno di un sistema paese che funzioni. Non ti chiedono dammi un finanziamento per partire, non lo vogliono.
A loro basta l'idea, basta rimetterli al centro. Guardate che questa crisi sta rigettando nel retrobottega tutti i piccoli imprenditori, i medi imprenditori e i creativi. Il 40% dei creativi che lavorano adesso lavorano con le piccole e medie imprese. Soltanto il 17% lavora con le istituzioni pubbliche e culturali. È là la sfida del futuro. È una sfida, se volete, che bisogna riprendere in mano, pensando che c'è da una parte i garantiti e dall'altra parte non ci sono ci sono i non garantiti. I garantiti è chi ogni giorno sfida se stesso e gli altri per la vita, per la sopravvivenza, che crea lavoro, che crea benessere. Sapete che nel periodo della crisi il 40% dei piccoli imprenditori utilizza i soldi personali per tenere l'occupazione? Allora, questa è una soggettualità, come si direbbe, sono dei protagonisti che non vanno dimenticati. Non bisogna rimetterli nel retrobottega, bisogna dargli soggettualità perché è anche una scelta di campo nei confronti dei giovani. E anche con tutto il rischio che c'è, investiamo tutti, io per primo, nei più giovani. Grazie.